Esprimo la mia soddisfazione a nome del WWF Calabria per questa giornata. Qui al CEAM abbiamo avuto modo di conoscere persone motivate e impegnate sul territorio in difesa dell'ambiente. In questa occasione si è parlato di ambiente in generale, con particolare riferimento al problema dei rifiuti. E i problemi che derivano all'ambiente della produzione dei rifiuti sono tanti. I rifiuti sono un problema quando finiscono in discarica, quando finiscono negli inceneritori, perché nulla si distrugge ma tutto si trasforma, e i rifiuti negli inceneritori diventano diossina, diventano sostanze benefiche immesse nell'aria che respiriamo, che respirano i nostri figli, con le conseguenze che tutti conoscono. I rifiuti sono un problema quando finiscono nei fiumi, nei torrenti, nei boschi, dappertutto. Di questo si è parlato, si è parlato della necessità di creare una raccolta differenziata che sia efficiente, che riduca tutti questi problemi fino ad annullarli completamente. Il nostro fine è rifiuti zero. Tempo fa il WWF insieme ad altre associazioni ambientaliste hanno portato in Calabria Paul Connett, un grande, forse il maggiore esperto in tema di smaltimento dei rifiuti a livello mondiale, e si è parlato appunto della possibilità di produrre rifiuti zero, e questa è una realtà che esiste in molte nazioni, esiste anche in molti centri, anche qui in Calabria esistono comuni virtuosi che sono riusciti quasi a raggiungere perfettamente questo obiettivo. Si è parlato soprattutto della necessità di fare rete, di essere attivi tutti insieme, tutti gli attivisti, di unire le nostre forze e impegnarci insieme localmente per problemi che sono poi globali. Pensare globalmente, agire localmente, questo è uno dei motti del WWF e uno dei motti di tutti gli ambientalisti di buona volontà.